Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti a questo unboxing della nuova GoPro Hero 7 Black. Ormai non più tanto nuova, comunque insomma l'ultima arrivata della casa americana. Era da un po' che non avevo più una GoPro, l'avevo venduta circa a gennaio, aspettando appunto la nuova offerta che mi permettesse di acquistare la 7 ad un prezzo vantaggiosa. Quella è arrivata nel corso della scorsa settimana, in particolare da Meliward, con lo sconto sull'IVA, dove da 379 euro, prezzo già scontato per la 7 Black a Meliward, si è andato ad aggiungere uno sconto del 18,0403% se non erro, e permettendomi di pagare 310,65, che poi usufruendo di uno sconto dell'iscrizione alla newsletter ho ottenuto ulteriori 10 euro di sconto e quindi di pagare alla fine 300,65, prezzo penso ottimo per questo prodotto, in particolare paragonandolo anche alla nuova action cam della DJI, che comunque poi è diversa per determinati aspetti. Sono ricaduto sulla 7 Black perché mi sono sempre trovato bene con GoPro, e ho fatto 4 Black, 5 Black e ora appunto 7 Black. Non ho mai avuto problemi, la qualità di video è andata sempre migliorando. Non è che diciamo questo salto grandissimo ci sia dalla 5 alla 7 Black per quanto riguarda la qualità dei video, ma c'è per quanto riguarda le nuove funzionalità che sono state introdotte nel corso della 6 Black e poi con la 7 Black appunto, e la nuova funzione per esempio Hyperlapse del Time Warp o la nuova stabilizzazione, che è diciamo un'emulazione elettronica di un gimbal a tre assi, che è molto avanzata per una stabilizzazione su una action cam, e che quindi mi ha fatto diciamo ricadere su questa, unitamente al fatto che la GoPro presenta all'interno un GPS e permette di incidere nei video la telemetria, quindi i chilometri orari, forza G e il percorso che si percorre, mi ha fatto diciamo propendere per questa scelta, magari rispetto più che a una Sony o appunto una nuova action cam della DJI. Quindi smettiamo di parlare e vediamo un po' cosa c'è all'interno della confezione. Bene ragazzi, eccoci qua, andiamo a spacchettare. Ed ecco la 7 Black in tutto il suo splendore. Allora vediamo la confezione. Perfetto, qui possiamo vedere le caratteristiche, anche quelle che lo distinguono dalle versioni precedenti. Ok, andiamo ad aprire tirando la, diciamo, la linguetta. Estraiamo la confezione. Wow, ok, buttiamo via questa. Allora, eccola qua, vedi la tartaruga. Troviamo l'aggancio, va bene, il case, e vediamo cosa c'è qui dentro. Ok, il contenuto della confezione non è vasto. Troviamo l'aggancio piatto per il casco, l'aggancio curvo ovviamente per il casco, ma potrebbero essere anche altre superfici. Poi troviamo la manualistica e penso la garanzia. Ok, gli adesivi non possono mai mancare, soprattutto ora che non vengono più spediti gratis dal sito GoPro, quindi vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante che può rimanere da mostrarvi. Niente. Ok, allora quindi GoPro Plus, come inserire la GoPro nel case, rimuoverla, aprire lo sportellino, inserire l'SD, attaccarla sul casco, quindi in pratica come usare gli accessori in confezione, cavo USB-A USB-C, batteria 1220 mAh, 4,70 watt-ora. E allora, questo nuovo modello di 7 Black ha le seguenti differenze rispetto a quella precedente, ovvero troviamo la stabilizzazione Hyper Smooth, che è circa un'emulazione di una stabilizzazione di un gimbal a tre assi. Troviamo il live streaming, che non era presente sulla 6 se non erro, quindi possiamo registrare un video e nel mentre lo registriamo possiamo trasmetterlo in streaming tramite Facebook per esempio. Abbiamo il time warp, che è un time lapse che va a stabilizzare automaticamente le immagini che vengono diciamo immortalate per creare il time lapse. È una funzione che per produrla senza questa funzione ci vorrebbe molto, ovvero
Dovrei scattare moltissime foto e tutte queste foto dovrebbero poi essere in post-produzione stabilizzate e l'inquadratura allineata. Questa la va a fare tutto in automatico e la GoPro, e penso che questa funzione sia molto utile per tirare fuori delle immagini e dei video abbastanza assurdi, senza appunto ammattire poi dopo con il PC a lavorare tutto in post-produzione. Abbiamo poi la funzione di super foto. La funzione di super foto è, diciamo, un HDR un po' più forse elaborato, comunque possiamo dire banalmente un HDR. Troviamo dopo l'orientamento verticale. Infatti sono disponibili anche i nuovi agganci sempre GoPro, il timer foto, le clip brevi e lo slow-mo 8x, e l'interfaccia utente che GoPro dice migliorata. Io non so, vediamo un po' se mi adatterò abbastanza subito a questa nuova interfaccia. Andiamo quindi a completare la prima accensione e vediamo i menu che sono presenti su questa Hero 7 Black. Ok ragazzi, andiamo ad inserire la micro SD. Io uso in particolare una SanDisk Extreme Pro da 64 GB. Apriamo la 7 Black, il case, e cosa che io critico molto alle GoPro è questa, diciamo, parte del case che si va a strofinare con il pulsante di accensione, di in particolare tipo la gommina che c'è qui intorno. Se non si fa bene attenzione ad estrarre, andando anche un filino ad alzare il case durante l'estrazione, succederà che piano piano questa parte si andrà diciamo, ad incrinare, ad intagliare quasi. E ovviamente noi non vogliamo ciò. Quindi un piccolo appunto a GoPro per la progettazione di questo case è appunto questo, che secondo me con una diversa impostazione si potrebbe anche evitare. Andiamo a staccare questa pellicolina sul display, vediamo se mi riesce nel giro di meno di un giorno. Ok. Ah, quanto è bello il rumore delle pellicoline. Allora, inseriamo la batteria e l'SD. Controlliamo ovviamente sempre che non sia danneggiato alcun componente. Ok, inseriamo ora la batteria che è qua giù. È rimasta laggiù tra l'altro. Vediamo un po', un pochino di carica ci dovrebbe essere. Quello che si nota rispetto già alla 5 Black è una batteria quasi un po' più maschia che entra dentro, è come se il click fosse più amplificato. Ok, inseriamo la chiusura, mi sembra abbastanza buona. Qui invece troviamo l'ingresso per la mini HDMI e la USB-C per la ricarica. Tasto accensione modalità, tasto registrazione, ovvio e rapido. Eccola. Bene, ci siamo. Allora, andiamo a selezionare l'italiano. Ovviamente stavo per selezionare lo spagnolo. Accettiamo i termini, attiviamo il GPS, colleghiamola successivamente alla GoPro app. È un piccolo faretto con questa luminosità. Sì, saltiamo la configurazione. Spero che si riesca a vedere qualcosa. Allora, oggi che data è? Dovrebbe essere il 26. Allora, tocca i pulsanti sullo schermo per conoscere la tua fotocamera. Tocchiamoli quindi. Vediamo, gira una videoclip breve di 15 o 30 secondi con l'1% di batteria soprattutto. Molto buono, quindi che sentite prima. Tocca in basso per cambiare la modalità. Tocca per modificare le impostazioni video foto, che abbiamo uno zoom per ingrandire o ridurre l'immagine. Wow, incredibile. Passiamo così tra le varie modalità. Time warp, velocità video time warp. Ok. Tanto probabilmente chiunque stia guardando questa unboxing sa già le caratteristiche della GoPro. Ci sono tre macro menu, quindi foto, video, time warp o time lapse. Temporizzato, via. Ragazzi, purtroppo la GoPro si è scaricata. Mi tocca chiudere qui l'unboxing. Ormai tanto le migliorie rispetto alla vecchia, cioè le innovazioni, poi bisogna vedere se queste innovazioni sono anche delle migliorie. Lo vedremo successivamente con un video dedicato. Sarà la mia telecamera principale per effettuare i video sul canale, anche per quanto riguarda i video sull'MX5. Spero che questo video vi sia piaciuto e che non sia durato troppo e che il tempo sia passato il più velocemente possibile. Quindi ci rivediamo al prossimo video. Grazie a tutti ragazzi per la visione. Una buona serata, una buona giornata a tutti. Ciao ciao.